Una splendida copertina realizzata da te, che tra l'altro oltre che artista, ma artista anche musicale, perché ti abbiamo da poco sentito anche qui esibirti nell'Auditorium dell'Aromatica. Sì, in realtà nasco come musicista, cantante, però la pittura è stata sempre la mia passione. Ultimamente ho incrementato, ho voluto coltivare anche questa passione, e mi è capitata questa bellissima occasione poi anche di unire l'arte a un altro tipo di arte, che è quella della conoscenza, no? Della ricerca sull'umano, e che sicuramente aiuta anche, io ho avuto modo di leggerlo già questo libro, e sono quei libri che aiutano anche ad essere più se stessi, a conoscersi, a imparare a vivere per quello che si è. Senti, e questa immagine che cosa rappresenta per te? Allora, questi sono in realtà tre quadri diversi che sono stati poi uniti graficamente. E per me rappresenta un percorso emotivo. In queste immagini mi ricordo molto la mia sensazione nel ricercare nello sguardo e attingere da un mio sguardo interiore, cercare di metterlo all'esterno affinché potesse guardare anche gli altri come io mi vedo dentro in questo mondo misterioso che abbiamo e che cerchiamo di conoscere in qualche modo, no? Troviamo strumenti vari. Senti, oggi appunto si parla in modo particolare di comunicazione non verbale, quindi la tua immagine rappresenta, dice qualcosa, parla. Sì, assolutamente. E proprio, guarda, ti faccio un esempio proprio pratico, proprio perché vivo sia diciamo nell'espressione musicale, dove si usa la parola, no? E, anzi, è importante avere la parola. E spesso e volentieri, quando mi sono trovata senza parole in momenti particolari della vita, la pittura, il disegno, l'arte mi ha aiutato a esprimere a livello non verbale quello che però avevo la necessità di esprimere, quindi sicuramente come forma d'arte rappresenta tantissimo il linguaggio non verbale.